Grande spettacolo a Delia per il concerto di Lello Nalfino in Piazza Matrice, che ha fatto divertire migliaia di persone che sono arrivate anche dai paesi limitrofi dell'entroterra nissero. L'ex frontman dei Tinturia ha portato a Delia il suo Io mi diverto in tour, trasformando la piazza di Delia in un palcoscenico di feste e di divertimento. Sul palco il cantante agrigentino ha portato i suoi pezzi storici e altri nuovi, prendendosi la scena a 360 gradi, coinvolgendo il pubblico presente con la sua verve e presenza scenica. Grande soddisfazione da parte del sindaco Gianfilippo Bangheri e dell'assessore alla cultura Deborah Loporto, che hanno voluto fortemente questo evento. È stata una serata di incontro, di abbraccio con la gente, ma soprattutto di divertimento, di riflessioni. È una serata che è il concerto di Lello Nalfino. È questo, un concerto mio deve essere pieno di queste cose. Perché un concerto di sola musica rimane, ma non rimane come un concerto di comunicazione, di incontro con la gente. L'artista deve incontrare la gente. Ma io lo faccio non da artista, ma da uomo. A me piace incontrare le persone, parlare con le persone, conoscerle. Io purtroppo ho poco tempo per conoscere il mio pubblico perché ho un'ora e mezza, ma in un'ora e mezza, due ore, che è quello che è il mio concerto, riesco a capire che pubblico ho davanti. E il pubblico di Delia è un pubblico che merita non questo concerto, ma tanti concerti. Quindi io spero che dopo questo mio concerto ce ne siano davvero tanti e che la gente possa partecipare come ha partecipato questa sera. I prossimi impegni sono dei progetti teatrali, il Lupo e la Luna, e sarò a Civitanova nel Lazio, poi al Mercadante a Napoli. Poi ci penso perché ho tante cose, poi sarò fuori per concerti, porto avanti ancora il tour, Io mi diverto in tour in tutta Italia, poi sarò anche in Inghilterra i primi di maggio e poi l'impegno che mi vede come direttore artistico nel Parco Archeologico di Siracusa, che è una cosa che mi riempie d'entusiasmo.